Azioni congiunte tra il Comitato dei Genitori di Agna e il Comitato di Quartiere per risolvere una volta per tutte la questione delle antenne di Agna impiantate nei pressi dell'edificio scolastico di Agna Le Piane. A rischio, secondo i residenti che da tempo stanno conducendo una vera e propria battaglia per garantire il ripristino in sicurezza dei luoghi in questione, nonché la tutela e l'integrità della salute di quanti vi abitano, sono soprattutto i 450 bambini che frequentano l'istituto scolastico del quartiere. Non siamo tranquilli per un motivo semplicissimo, perché a fronte di rassicurazioni anche piuttosto forti, anche a mezzo stampa, che già erano state fatte a fine settembre, riscontriamo dei lavori sul luogo e sono lavori di rifacimento di recinzioni. Non sembrano lavori atti a una demolizione, a una disattivazione, sembrano lavori di ristrutturazione, di ammodernamento, di adeguamento. I comitati vogliono risposte chiare dall'amministrazione comunale, proprietaria del suolo dove è ubicata l'antenna, e non sono bastate fino ad ora le rassicurazioni giunte dal Palazzo di Città circa la mancata attivazione dell'antenna. L'ordinanza di rimozione emessa dal sindaco 4 mesi fa fino ad oggi non è ancora stata applicata. Noi non abbiamo alcuna rassicurazione, alcuna documentazione scritta né dell'ordinanza famosa emessa a fine settembre, né tantomeno dei rilievi dell'ARPAB cui fa riferimento l'assessore nell'ultima nota. Cosa intendete fare? Siamo ripartiti, abbiamo richiesto spiegazioni, perché se c'è un'ordinanza, questa ordinanza deve contenere elementi anche temporali di disattivazione e di blocco dell'attivazione dell'antenna. Senza dimenticare che ci sono sentenze dei vari tribunali amministrativi contro il posizionamento di queste antenne per la telecomunicazione, onde sì, onde no, bassi dosaggi, alti dosaggi, nei pressi dei luoghi sensibili.